Benvenuti a Prima Pagina, rassegna stampa ricchissima questa settimana con tutti i giornali diocesani della Sardegna. I temi sono i più disparati, a partire dal pellegrinaggio ad Assisi, previsto per il 3 e 4 ottobre, dove la Sardegna sarà protagonista portando l'olio sulla tomba di San Francesco. E ancora il messaggio della Papa per la giornata mondiale delle comunicazioni, il senso della comunicazione, come i giornalisti devono saper comunicare e trasmettere informazione. Ancora sanità e lavoro, sia per quanto riguarda le forti difficoltà e i disagi che tanti imprenditori, tante imprese ma anche tante famiglie stanno sicuramente subendo in questo periodo di grave emergenza, ma anche quella che sono le nuove idee imprenditoriali, la collaborazione tra scuola e imprese, infine l'attualità che arriva dai territori isolani. Ma questa settimana iniziamo subito dal nostro mensile, il mensile della diocesi di Lanusei, l'Ogliastra, che vede al suo interno due differenti spazi di approfondimento. Il primo, una chiesa lieta con volto di mamma, il titolo della nuova lettera pastorale del vescovo Antonello, che è stata presentata lo scorso 25 aprile nel santuario della Madonna d'Ogliastra in occasione proprio della solennità della patrona della diocesi, con la lettura ufficiale del decreto di indizione di quella che sarà la visita pastorale del nostro vescovo, che avrà inizio a partire dal prossimo mese di novembre. Ancora il secondo dossier sulla paternità nell'anno dedicato a San Giuseppe, con cuore di padre, storie di straordinaria paternità. Infine, per lo spazio dedicato alle varie comunità della nostra diocesi, siamo andati a Seulo per conoscere le feste, in particolare quella dei Santi Cosma e Damiano. Ci spostiamo nella diocesi di Nuoro con l'Ortobene diretto da Don Francesco Mariani. Questa settimana è con noi Franco Colomo. Sono passati 40 anni dall'attentato a Giovanni Paolo II. Il ricordo di quei fatti è, per il direttore Francesco Mariani, che firma l'editoriale di questa settimana, l'occasione per fare memoria del grande pontificato di Giovanni Paolo II. Nelle pagine interne diamo conto delle opere realizzate a Bitti nel post-alluvione, grazie anche ai fondi dell'8 per mille stanziati dalla CEI, che ha contribuito alla sottoscrizione promossa dalla diocesi. Diamo anche conto della testimonianza delle suore vincenziane che hanno fatto la storia del primo ospedale San Francesco di Nuoro, e ancora del cammino della Sardegna verso Assisi, e sempre a proposito di Francesco, della festa che si tiene a maggio nel santuario campestre a lui dedicato. Ampia come sempre la sezione culturale, le nostre rubriche, il contributo degli studenti del liceo classico, e la cronaca dalla città e dai paesi della diocesi. A te, Claudia. Grazie Franco. E su Assisi apre il quindicinale della diocesi di Ales Terralba, il nuovo cammino diretto da Don Petronio Floris. Prepariamoci al pellegrinaggio ad Assisi con l'olio per la lampada alla tomba di San Francesco. La chiesa sarda, dopo 20 anni, offrirà il prezioso simbolo di fede. La spalla è tutta sul lavoro e i giovani sardi che riscoprono il lavoro per ritrovare la dignità. Il lavoro infatti è l'argomento principe in tutte queste settimane su giornali e sui social, ricordando anche quella che è la Patris Corde di Papa Francesco e l'esempio di San Giuseppe. Ma nelle pagine interne l'approfondimento su San Francesco, in particolare quindi su quello che sarà il pellegrinaggio dopo 20 anni, l'olio d'oliva della chiesa sarda alimenterà la lampada perenne davanti alla tomba di San Francesco, quindi la presentazione del pellegrinaggio ad Assisi, e presto saranno conosciuti i dettagli che riguardano le diverse diocesi e la modalità di adesione e di partecipazione, quindi la bozza del programma che chiaramente potrà subire delle modifiche, e il messaggio dei vescovi della Sardegna con la preghiera proprio in particolare a San Francesco. Il logo nello spazio centrale, Sardegna verso Assisi, la descrizione del logo. Ricordiamo che nello scorso mese di marzo la Conferenza Episcopale Sarda ha pubblicato il bando proprio per la partecipazione e la creazione del logo ufficiale. Sono state ben 34 le proposte grafiche che sono arrivate. È stata scelta quella denominata Luges, Luce Sarda, realizzata dal grafico Mauro Morittu di Alghero, della diocesi di Alghero Bosa. Seguiremo comunque gli sviluppi anche di queste
Notizie. Sulla comunicazione invece apre il portico il settimanale dell'Arcidiocesi di Cagliari, diretto da Roberto Comparetti. Comunicare il Vangelo in una diocesi che cambia, se ne occupa Giulio Madedo, che è proprio il direttore dell'Ufficio Diocesano delle Comunicazioni Sociali. Parte da quelle che erano le proposte e gli orientamenti pastorali della CEI nel 2001, comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, e anche insieme alle parole di Papa Francesco. Nel suo messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni, che propone due elementi significativi. Il primo sicuramente è quello legato alla crisi dell'editoria, e il secondo, non meno importante, anzi, la comunicazione è veramente sempre nuova ed efficace per quella capacità di entrare come operatori della comunicazione dentro la storia vera delle persone. Il taglio basso è tutto per il giudice ragazzino, ucciso in odio alla fede. È stato riconosciuto infatti il martirio del giudice Rosario Livatino, che domenica scorsa, 9 maggio, è stato proclamato beato nella cattedrale di Agrigento. Spostandoci sul territorio e sull'attualità regionale, nel 2020 persi troppi posti di lavoro. Ecco un richiamo in prima che trova sviluppo nelle pagine interne. Nel 2020 crolla l'occupazione giovanile, se ne occupa Alberto Macis. Gli under 35 più penalizzati dalla crisi dovuta alla pandemia da coronavirus. Sono quasi 12.000 posti di lavoro in meno in un anno, proprio per questa fascia di età, un decremento degli occupati rispetto al 2019 del 9,1% contro una media nazionale del 5,1%. Il dato pone la Sardegna al terzultimo posto in Italia per le assunzioni dei giovani. Sempre su Assisi apre il settimanale dell'Arcidiocesi di Oristano, l'Arborense, diretto da Mauro Dessì. Tocca a noi un percorso che deve coinvolgere tutti. Nel suo editoriale il direttore proprio pensa e in qualche modo si rivolge ai giovani, in particolare al compito invece degli educatori, giovani in gamba, un direttore che ha partecipato a Cagliari alla conferenza stampa di presentazione dell'evento La Sardegna verso Assisi nel seminario regionale, ricordando che qui 9 seminaristi hanno ricevuto il Ministero dell'Elettorato e dell'Accolitato, 2 anche dell'Arcidiocesi di Oristano, Marco e Pierpaolo. Sono forti questi giovani, richiedono piuttosto, dice il direttore, noi adulti come li accompagniamo in questa fase della loro vita, cosa facciamo per loro? E poi gli oratori, le parrocchie, i centri di aggregazione, lo sport sono tutti spazi educativi. Ecco, sarebbe prezioso, dice De Sì, è determinante investire risorse, tempo ed energie per ricreare spazi educativi nelle comunità. Bello lo spazio di approfondimento con questo momento di festa che ha vissuto l'Arcidiocesi di Oristano, non per farvi servire, ma per essere servi. Nonostante la pandemia, la comunità ha potuto vivere un significativo evento ecclesiale, proprio quello di cui vi abbiamo parlato in apertura. I due seminaristi, Pierpaolo Brunzu della parrocchia da Barate di San Pietro e Marco Ruggiu di Bonarcoro, che proprio hanno ricevuto il Ministero dell'Elettorato. E ancora spazio alle iniziative dedicate ai giovani e ai giovanissimi, in particolare ci spostiamo a ISI, l'educazione alla legalità, coinvolte scuole e famiglie. L'Istituto Comprensivo Segni Geniali di Isili, insieme alle scuole secondarie che ne fanno parte, quindi Isili, Gergei, Genoni, Laconi e Nurallao, hanno organizzato 4 giornate a tema, perseguendo quelli che sono gli obiettivi di cittadinanza attiva. La prima giornata dedicata proprio al ricordo e quindi alla giornata della memoria, la seconda sul tema dei diritti umani, ancora la terza dedicata in particolare alle donne sarde che si sono distinte nel passato in tutti i campi per aver ricoperto dei ruoli di prim'ordine, e infine la quarta giornata dedicata alla salvaguardia dell'ambiente dal titolo Il futuro della terra, ce ne parla Laura Mastino. Invece Mario Virdi si è andato a Oristano per vedere come i ragazzi dell'Istituto Comprensivo numero 1 hanno rivissuto Sa Diebus sa Sardigna, la lotta e l'impegno dei sardi per costruire una patria libera. Hanno partecipato anche i ragazzi delle scuole di Santa Giusta, e quindi tra disegni, testi in lingua sarda hanno veramente riscoperto una Diebus sa Sardigna veramente speciale. Di tutt'altro avviso invece è il pezzo d'apertura della settimanale Voce del Logudoro della Diocesi di Ozieri, diretto da Don Gianfranco Pala, che si chiede come saremo dopo la tempesta. Siamo pronti alla vita del dopo Covid, però dice il direttore, si intravede davvero uno spiraglio di luce. Speriamo, pretendiamo pure un ritorno alla normalità, ma 2 cose sono necessarie per questo. Intanto un alto senso di rispetto per chi ha pianto,
pianto e piange. E poi la seconda lezione è che se da questa triste pagina non abbiamo imparato nulla della vita, degli affetti, della relazione e della morte stessa, non saremo mai uomini liberi. Spostandoci a Monti, grazie a Voce del Locutore, andiamo a vedere una notizia particolare. Vino annacquato, un danno incalcolabile per la vitivinicoltura. Ce ne parla Giuseppe Mattioli. La notizia è quella che rimbalza dall'Unione Europea sulla possibilità di produrre vino dealcolato, che ha proprio sollevato un vespaio di polemiche, ha fatto gridare allo scandalo. Infatti sarebbe stato raggiunto in tal senso un possibile accordo sulla pratica nei vini da tavola della dealcolazione. Che cos'è? Una tecnica di filtrazione utilizzata per ridurre la gradazione alcolica. E la proposta, pensate, avrebbe trovato appoggio anche in molti stati membri dell'Unione Europea. Fate eccezione per l'Italia, che dice: noi italiani restiamo convinti che un vino senza alcol non può essere definito tale. Ora arriva anche la smentita, in qualche modo una ratifica almeno parziale da parte della Commissione Europea, che dice la proposta non contiene alcun riferimento all'aggiunta di acqua nel vino. Ecco, basterà questa retromarcia, il mondo vitivinicolo italiano è in preda all'allarme, quindi vigilerà assolutamente su questa situazione. Ci spostiamo nella Arcidiocesi di Sassari con il settimanale Libertà, diretto da Antonio Meloni. Rimbocchiamoci le maniche. Ecco, anche Meloni parla di un cauto ottimismo, anche perché dopo un anno e più di emergenza sanitaria, grazie alla campagna vaccinale, un po' di luce si vede. È il momento di guardare avanti con una buona dose di coraggio. E dovremo appunto rimboccarci le maniche, perché se è vero che arriveranno i soldi, speriamo appunto, della Recovery Fund, è vero che sono risorse ben più importanti come la solidarietà, il mutuo aiuto e la fratellanza che dovremo recuperare. Fatto della settimana è tutto per il mese mariano e la peregrinazione con il Vescovo. La Madonnina visita i malati, ce ne parla sempre il direttore. I frati di San Pietro non potevano far mancare la Madonnina ai pazienti ricoverati nei reparti della sanità sassarese, così hanno organizzato la peregrinazione del simulacro della Vergine delle Grazie, guidata dal vescovo Gianfranco, nel giorno di apertura delle celebrazioni dedicate alla Madonna. Quindi, come stare vicino sicuramente in primo luogo ai sofferenti. Scuola e lavoro, l'iniziativa della Camera di Commercio, tutti a scuola di imprese, il pezzo di Giuseppe Sata. La Camera di Commercio di Sassari infatti ha appena varato un corso mirato alla creazione di impresa, un percorso gratuito da maggio a ottobre destinato all'assistenza tecnica di aspiranti imprenditori del nord Sardegna. Questo per favorire le conoscenze, le metodologie e le tecniche di gestione aziendale. Potranno partecipare fino a un massimo di 30 persone, tutte le indicazioni e i requisiti per la partecipazione sul sito della Camera di Commercio di Sassari. Altro quindicinale in rassegna stampa è il dialogo quindicinale della diocesi di Alghero-Bosa, diretto da Giuseppe Manunta, che dopo gli approfondimenti dedicati al giudizio prima e poi al peccato arriva a un altro dossier, quello sull'inganno, l'inganno nascosto tra fragilità e solitudine, crescono le vittime di truffe e raggiri, con il pezzo di Maria Antonietta Piras, che è proprio avvocato Unione Nazionale Consumatori. Sul territorio però andiamo subito a Bolotana, perché apre il portale Sardegna Point, la rivoluzione del turismo all'interno dei viaggi smart. Ce ne parla Elisabetta Uda. Il progetto portale Sardegna Point, di cui Bolotana, pensate, è uno dei 30 centri dell'isola, è stato avviato a fine 2019 e durante la pandemia è cresciuto a tal punto da diventare un modello adottato a livello italiano e anche internazionale. A gestire il portale saranno gli imprenditori, da sempre punto di riferimento per i turisti, che offriranno accoglienza e assistenza, suggeriranno le migliori esperienze da fare sul territorio, i luoghi da visitare, presentando prodotti tipici e fornendo servizi di reception per case vacanze. Il taglio basso, ancora un'altra iniziativa che riguarda sempre scuola in collaborazione con il mondo del lavoro, ci viene dall'ANPAL. Coinvolti in Sardegna 2700 studenti, 40 scuole superiori più vicine al mondo del lavoro. È Paolo Moser che ci descrive questo progetto. L'ANPAL è il braccio operativo dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del lavoro, che presta assistenza tecnica a 40 istituti di istruzione secondaria di secondo grado attraverso i tutor della transizione scuola-lavoro. Questi infatti coinvolgono gli studenti in uscita dal triennio insieme ai loro docenti e si adoperano per l'integrazione con il mondo delle imprese. Pensate che anche in tempo di pandemia non si sono fermati e quindi sino a febbraio oltre 50 laboratori da remoto con la presenza di circa 2700 studenti.
Infine, l'ultimo giornale in rassegna stampa è quello del Sulcis Iglesiente Oggi, il settimanale diretto da Giampaolo Azzieri, con apertura su Assisi, in cammino verso Assisi, l'olio della Sardegna per la lampada nella tomba di San Francesco. I vescovi dell'isola hanno presentato il programma del pellegrinaggio. Vi proponiamo però nelle pagine interne due differenti progetti culturali che mettono anche generazioni a confronto, perché il primo, e siamo sempre a Iglesias, è quello fatto dei ragazzi dell'Istituto Allori. La mia terra, un tributo alla Sardegna di musica e immagini. L'Istituto Allori si è classificato al primo posto alla 22ª edizione del concorso musicale Zangarelli. Ce ne parla Giulia Loi. Si tratta del concorso nazionale di Città di Castello, in provincia di Perugia. Il primo premio assoluto è stato vinto grazie al video La mia terra, realizzato dalle classi di flauto e pianoforte, la seconda e la terza C. Pensate, l'Istituto Allori è l'unica scuola sarda premiata tra quelle in gara che ha vinto un premio di 750 euro. La premiazione è avvenuta in diretta su YouTube. Hanno preso parte 130 video realizzati da 60 scuole italiane, quindi su tutto il territorio nazionale. Il video tocca diversi argomenti che si ricollegano alla tradizione e alla storia della Sardegna. La musica la fa da padrona, non potevano mancare il Deus ti salve Maria, ma anche i passi di Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu, Leti sulla torre Guelfa, con il castello Salvaterra sullo sfondo, e infine il canto di Neni Appominadori di Paolo Boi all'interno della galleria didattica del Museo dell'Arte Mineraria. Cosa hanno fatto invece gli adulti più grandi? Sempre Iglesias ieri e oggi, un nuovo docufilm, La storia della città oltre le antiche mura, pubblicato su YouTube, il secondo documentario promosso dalla locale Università della Terza Età. È sempre Giulia Loi che ce ne dà notizia, un docufilm che è stato montato dal videomaker Mirko Loci, e l'idea nacque grazie alla presenza del gruppo Facebook Iglesias ieri e oggi, dove i cittadini condividono foto d'epoca, ricordi e notizie storiche sulla città, ed è stato realizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna. Bene, questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi do appuntamento a sabato prossimo. Arrivederci.